ben ritrovati per questa nuova settimana con la nostra informazione delle 19:30. In apertura ancora la vicenda di Stefano Cucchi che è ben lungi dall'essere finita. Oggi i familiari del ragazzo ucciso nel 2009 hanno incontrato il procuratore capo di Roma Pignatone che ha promesso di interessarsi della vicenda. Il servizio. La vicenda di Stefano Cucchi non è finita. Il procuratore capo di Roma Bignatone ha incontrato lunedì i familiari del ragazzo, impegnandosi a rileggere gli atti della vicenda e dopo aver visto le foto del pestaggio in una cella del Tribunale della Capitale. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati interviene, augurandosi che chi ha taciuto ora parli. Ricordiamo che la scorsa settimana c'era stata la sentenza del processo d'appello che ha assolto tutti gli imputati. Passiamo adesso alla cronaca. Le chiavi per la messa in moto di 12 autobus di una locale società di trasporti nel Brindisino sono state rubate la notte scorsa. La stessa azienda Asporto denuncia due le corse saltate in partenza da Cisternino dalle 4 alle 6. Ad accorgersi del furto è stato un operatore addetto a preparare i mezzi per il trasporto extraurbano. Immediata la segnalazione ai carabinieri, ai quali è stata presentata una denuncia contro ignoti. Adesso torniamo a parlare del maltempo che ritorna in Italia. Sono previste violenti piogge su Piemonte ed in particolare sulla Liguria, già flagellata dall'alluvione di qualche mese fa. Il servizio. Il maltempo torna a minacciare con violenti temporali. Il nord Italia, in particolare la Liguria, potrebbe essere di nuovo oggetto di piogge violente, così come era accaduto nell'alluvione di qualche mese fa, ed anche il Piemonte. Giovedì la bassa pressione arriverà sulla Sicilia ed il sud Italia, con un grave rischio di esondazioni di fiumi e torrenti e anche in vista di possibili allagamenti. Emulare gli eroi dei cartoni animati può costare caro. E quanto è successo ad un giovane rapinatore 25enne che è stato arrestato nella notte di Halloween nel tentativo di fare una rapina in un centro scommesse. Restando al racconto della vittima del titolare dell'agenzia, l'uomo era entrato nel locale armato con pistola e dopo aver colpito con il calcio della pistola il proprietario, si è impossessato di circa 500 euro e poi è stato bloccato. Adesso le notizie dall'estero, elezioni di medio termine domani negli Stati Uniti con preoccupazione per il presidente americano Obama perché i repubblicani potrebbero ottenere la maggioranza al Senato se vincessero il servizio. Martedì in tutta l'America elezioni di medio termine, che potrebbero causare seri problemi alla popolarità del presidente Obama, attualmente al 41% secondo il sondaggio della Gallup. Di fatto, se i repubblicani dovessero ottenere la maggioranza al Senato, sarebbe un colpo durissimo per gli ultimi 2 anni dell'amministrazione e si romperebbe lo stallo, facendo passare importanti leggi, tra i quali le tasse e l'immigrazione. In chiusura questa sera la pagina sportiva, il calcio, ritornano le notti di Champions League con speranze di riscatto per le italiane. Martedì la Juventus riceve i greci dell'Olympiacos che li aveva battuti solo 2 settimane fa. L'obiettivo è di passare il turno, ha detto in conferenza stampa il tecnico bianconero Allegri, cercando a tutti i costi la vittoria. Sulla formazione l'unico dubbio sarà chi affiancherà Tevez in attacco. La scelta è un ballottaggio fra Morata, autore dello splendido gol del 2-0 ad Empoli nella partita di campionato, e Fernando Llorente. Avvio alle 20:45 con direzione arbitrale all'inglese Atkinson. Bene, tutto per quanto concerne l'edizione delle 19:30 del nostro telegiornale. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 22 con la notte e poi domani mattina alle 8:30 con nuovo giorno. Buon proseguimento di serata. Ci vediamo domani sera.